Una nuova idea di housing sociale destinato a tutti è il concetto alla base della scelta di ATER, l'azienda territoriale di edilizia residenziale della provincia dell'Aquila, di attivare il superbonus per l'efficientamento energetico e strutturale dei propri alloggi. Sono 5 lotti che beneficeranno del superbonus, 3 all'Aquila e 2 ad Avezzano, per circa 142 milioni di euro di spesa. Sono 5 soggetti economici tra consorzi e raggruppamenti temporanei di impresa che hanno partecipato a 5 dei 9 lotti della mega gara di appalto tra le più grandi d'Italia. Devo sottolineare che il risultato di questo appalto è fondamentale per ATER, perché 5 quartieri, 2 ad Avezzano molto grandi e 3 all'Aquila vengono riqualificati per dare dignità agli occupanti e per dare una nuova veste a quei quartieri. Il paradosso, che poi non è tale, è che le case popolari riqualificano i quartieri, ovvero una nuova idea di housing sociale, una nuova idea di saper ben vivere che coniuga le esigenze dei cittadini di quel quartiere con gli abitanti delle case popolari. Non vi sarà più una differenza di genere in relazione all'appartenenza alle case popolari, perché le case popolari sapranno accogliere tutti i cittadini che non si accorgeranno che quegli immobili sono destinati ad abitazioni a carattere sociale. Ed infatti è interesse di ATER affittare quegli spazi non soltanto per i canoni sociali, ma anche a canone concordato, ovvero a canoni ordinari, perché vedrete, non ci si accorgerà della differenza tra abitazioni ordinarie ed abitazioni di carattere sociale. Al di là di questo obiettivo, l'altro scopo importante conseguito è quello di poter interloquire con costruttori seri, con imprese importantissime, alle quali offrire anche il completamento del progetto di ATER. Ed intanto questi progetti che abbiamo fatto realizzare hanno avuto una funzione importantissima: verificare quali siano le condizioni strutturali del patrimonio immobiliare ATER. Ricordo che questa operazione di verifica preliminare è stata eseguita sull'intero patrimonio immobiliare di ATER. I risultati stanno in corso di processo, quando saranno completati vedremo come agire. Le idee sono tante e la voglia di fare bene e di ridare dignità ai cittadini abitanti delle case popolari è fondamentale.